Ciao ragazzi, oggi mi presento con questi occhiali perché ho appena fatto un intervento agli occhi e non tollero la luce del sole, quindi non voglio darmi tono o fare il figo, sostanzialmente mi sono essenziali proprio perché la luce del sole mi dà fastidio. Ma veniamo all'argomento di oggi. Oggi voglio parlare di come poter migliorare il vostro percorso fotografico. In questo argomento voglio condensare diverse cose perché mi capitano molto spesso richieste da parte vostra su come fare delle operazioni complicate con Photoshop. Quando poi magari io vi chiedo se avete conoscenze base dello sviluppo, voi mi dite no perché quelle cose non le ho fatte, perché secondo me non mi servono, perché questo, perché quell'altro, insomma, mille scuse. Quello che vi voglio dire è sicuramente è mio compito darvi una mano quando vi serve, perché mi pongo come insegnante, quindi è chiaro che non posso esimermi da questo ruolo. Però è anche vero che se vi mancano le conoscenze di base, è inutile cercare di riprodurre determinati passaggi nella post-produzione, perché risulta difficile e applichereste un automatismo inutile. Sostanzialmente che non capite, che non potete sfruttare appieno nella sua particolarità. Dal mio punto di vista esistono tre principi fondamentali per poter creare un'evoluzione nel proprio percorso fotografico e quindi migliorarsi. Questi principi sono l'ordine, la pratica e la costanza. Analizziamoli uno per uno. L'ordine perché ovviamente, lo dice la parola stessa, le cose vanno fatte con ordine, con criterio. È inutile passare da A a Z senza toccare gli intermedi come la B, la C, la D, la E e così via. Questo lo dico perché spesso dalle vostre domande noto che avete le idee confuse, cioè volete fare determinati processi quando non sapete quello che sta alla base di questi processi. Io chiaramente do per scontato che voi conosciate la tecnica base di scatto, quindi conoscete i tempi, come vanno gestiti, i diaframmi, come vanno gestiti e gli ISO, come vanno gestiti. Questa cosa la do per scontata, però se questa cosa vi manca, vi prego, approfonditela. Nel caso fatemi sapere che magari faccio un corso sulle tecniche base di scatto, che potrebbe essere utile magari anche a molti. Scrivetemelo pure sotto i commenti di questo video. Il secondo principio fondamentale è la pratica. Perché dico la pratica? Perché la post-produzione, come le tecniche base di scatto, necessitano di pratica. Dovete mettervi sul campo, è inutile studiarle se poi non le applicate praticamente. Così potete vedere dove sbagliate, solo con la pratica potete avere un'evoluzione nel tempo. Quindi la pratica è fondamentale. Il terzo principio, che dal mio punto di vista è essenziale, è la costanza, che non è una ragazza, tra virgolette, scusate la battuta, ma mi è venuta proprio spontanea, ma è quel perpetuarsi del gesto, quel ripetere il gesto. Tante cose che si imparano, magari durante un workshop, magari durante la lettura di un libro, magari durante un video tutorial, vanno ripetute nel tempo, perché se non le ripetete non riuscite a farle vostre, non riuscite a renderle parte del vostro background. Quindi in questi tre principi che ho riassunto con l'ordine, la pratica e la costanza, rientrano tutta una serie di cose che sono essenziali per l'evoluzione del vostro percorso fotografico. Quindi, quando mi scrivete in privato che volete applicare una tecnica avanzata, siate onesti con voi stessi e chiedetevi se la base la conoscete. Se così non fosse, io ho fatto un corso dedicato a Camera RAW per lo sviluppo di base del Fire RAW. Lo farò passare in alto nel video, così potete andare a vederlo. Sono diversi tutorial che vi garantisco vi saranno utili per apprendere i principi base dello sviluppo del Fire RAW. Spero di avervi spiegato in maniera semplice come poter evolvere nel vostro percorso. Come vedete, poi alla fine sono cose molto essenziali, molto basali, però sono quelle che nel tempo vi daranno i risultati migliori. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito. Vi chiedo gentilmente di mettere mi piace al video e alla mia pagina Facebook Emma Photography. Se vi va, iscrivetevi al canale e se avete amici o conoscenti appassionati di fotografia, condividete con loro questo video. Ciao a tutti!